possiamo dirlo senza timore di smentita. L'abitudine, la monotonia, perfino la sicurezza sono roba da perdenti. A noi interessa la sorpresa, lo smottamento, l'increspatura, lo spigolo che ferisce, e per questo a Tripping ripartiamo dal suono divergente, claudicante, inaspettato. Io sono Michele Casella e anche questa sera ascolteremo 5 brani per raccontare l'inudibile, quello che solo l'avventura e la ricerca, la curiosità sanno trovare. E partiamo da un album recente dell'agosto del 2020 che si è rivelato uno degli album e delle sorprese più interessanti dell'anno appena passato. Si tratta degli Stillhouse Plants, che hanno realizzato dalla loro cittadina di Glasgow e in particolare dalla School of Art un secondo album che è uno dei dischi underground più interessanti usciti negli ultimi tempi, disco sperimentale che si intitola Fast Edit, e questo è Blink Twice. Feeling
disco dunque sperimentale underground, che però si nutre del rhythm and blues, anche dei pattern della batteria jazz. Un disco tra l'altro scritto con telefono portatile, il dittafono, i laptop, quindi un disco molto contemporaneo che vede questo trio appunto di Glasgow firmare un album interessantissimo, come avete sentito, davvero disconnesso e claudicante, molto molto spigoloso, ma allo stesso tempo questo album ha un suo filo conduttore molto forte, ha delle tracce veramente belle tra l'altro, e dovendo fare un passo all'indietro e capire un po' qual è la matrice degli Steel House Plants, in appena 5 brani non potevamo non ripartire da uno dei dischi fondamentali dell'ultima parte degli anni 70. Sto parlando del gruppo dei DNA. Loro erano formati tra gli altri dal chitarrista Arthur Lindsay, che poi è diventato uno dei chitarristi più importanti del mondo, dalla batterista Ikue Mori, che ha fatto tantissime cose belle tra l'altro successivamente sull'etichetta di John Zorn Zadik. I DNA nel 1978, sono un anno dopo essersi formati, sono diventati famosi grazie ad essere comparsi nella compilation No New York, che è stata realizzata da Brian Eno insieme a gruppi come i Court Oceans, i Teenagers and the Jerks e i Mars. Proprio dei Mars hanno preso il loro nome DNA, e noi ascoltiamo un altro brano che a sua volta ha dato il nome a una band, cioè Blonde Redhead, in questo caso scritto staccato, mentre poi i due fratelli italoamericani l'hanno riunito, e dall'album A Taste of DNA questo è proprio Blonde Redhead. Musica rock ha avuto un suo momento folgorante, è stato proprio alla fine degli anni 70 a New York con questa scena, la No Wave, di cui abbiamo appunto raccontato brevemente, di cui fanno parte appunto i DNA. Non si tratta solo della compilation No New York, ma sicuramente quello è stato il momento culmine, no? Un momento di sintesi per un intero suono, dove non era neanche importante essere dei virtuosi degli strumenti. Come avete sentito, i DNA hanno anche loro un suono completamente sconnesso, un suono che arriva però dalle viscere e che crea un rapporto poi con l'ascoltatore fortissimo. E proprio la perdita di questa necessità di senso, di questa necessità di forma, è alla base della distruzione che poi ha creato non solo il movimento punk, ma soprattutto ha creato tutto quello che è arrivato negli anni 80 e 90. Proprio nel 1995 si forma un'altra band ultra spigolosa. Loro questa volta sono degli Illinois, si chiamano US Maple, purtroppo si sono sciolti.
e sono stati definiti un gruppo noise rock, appunto statunitense, fino al 2007, l'anno in cui si sono sciolti. Qualcuno li ha definiti post-hardcore, noise rock, math rock, now wave. Per me sono semplicemente uno dei gruppi più stratosferici e geniali che abbiamo avuto negli ultimi 30 anni. Il loro disco più bello probabilmente è quello del 2001, Acro Thrills, ma riprendere proprio il disco che li ha fatti esordire, cioè Long Hair in Three Stages, è un modo anche interessante per riconnettere, no, questa storia del suono dissacrato e spezzettato. E questa degli US Maple è la splendida Letter to ZZ Top. Che manca sicuramente di più degli US Maple non è semplicemente questo suono, no, così dissacrato, ma è tantissimo la voce di Al Johnson, un poeta oltre che un musicista. Tra l'altro lui appare anche nel film di culto Alta Fedeltà, che appunto è stato portato sul grande schermo dopo il famoso libro britannico, questa volta ambientato però a Chicago. Al Johnson fa una particina molto simpatica, anche interessante. Lui è appunto un poeta, un musicista che, come sentite, non interpreta, semplicemente dà al 100% il senso della musica degli US Maple. Loro sono diventati importanti anche perché avevano come produttore fin dal 95 Jim O'Rourke, che li ha portati poi dalla Skingraft, l'etichetta padrona un po' della scena now wave, li ha portati poi su altri fiordi dove lui già suonava, e il successo probabilmente ha anche causato
stato appunto lo scioglimento della band. Purtroppo li abbiamo visti anche in Italia in delle performance ultra underground, e sempre underground è anche il combo nato a Montreal, Quebec, in Canada, e degli Out. Loro sono usciti per Constellation, hanno pubblicato 3 album in tutto, e soprattutto i primi 2 sono dei dischi capolavoro, il terzo secondo me molto meno. E ripartiamo dal punto più alto della loro discografia, anche in questo caso molto molto spigolosa. Si tratta di Sun Coming Down, il secondo disco pubblicato appunto per l'etichetta canadese della Constellation, un album che da subito è stato acclamato sia dalla critica che dal pubblico. C'è da dire che quando sono usciti con il primo disco nel 2014, subito gli occhi dei critici musicali sono stati puntati proprio sugli Out, sono stati inclusi nella lista dei migliori album di fine anno da Rolling Stone, Pitchfork, Drone in Sound e tanti altri, e appunto dall'album Sun Coming Down, questo è Man 4 Miles. Let's play.
avete sentito, nella musica degli Out ci sono degli echi di Television, Wire, Phyllis, anche se il terzo disco secondo me un po' tradisce il senso di ciò che hanno realizzato con le prime due pubblicazioni, anche con il primo EP che avevano realizzato. Si tratta di una band sopra le righe, ma soprattutto sopra la media. Attendiamo con passione che esca qualcosa di nuovo, che ci arrivino delle notizie. Nel frattempo il frontman ha pubblicato un album anche da solista nel 2017, e per chiudere con una novità questa puntata di Tripping arriviamo in Gran Bretagna. Parliamo degli Shame, che pubblicano un nuovo disco intitolato, il loro secondo, Drunk Tank Pink, ed è un album che esce a 2 anni di distanza dall'esordio Songs of Praise, un album che aveva entusiasmato la critica inglese e anche quella internazionale, aveva portato un po' a suonare dovunque, anche negli Stati Uniti. Instradati nell'indie rock, si sono poi scelti una via un po' più hard, un po' più punk, e secondo me questo nuovo disco è molto molto interessante, forse anche più del primo, anche perché si inserisce nell'ondata post-punk. E appunto, per chiudere una nuova puntata di Trippy, noi ci ascoltiamo questa splendida Water in the Well. Buona serata e buoni ascolti da Michele Casella e da Trippy. Take my life again.